sul mio canale, io sono Moira e oggi siamo ancora su Life is Strange. Andiamo a vedere il secondo finale, il finale alternativo che io non ho scelto perché sono molto curiosa di vedere cosa succede se decidiamo di salvare Chloe invece di Arcadia Bay. Spero si possa. Vediamo. Ok, mi fa scegliere piccoli sottocapitoli. Sarà questo, scogliera? Ma dove prendi questo gioco? Facciamo questo. Riprendi il gioco da questo capitolo usando lo slot 2. Ah, ok, mi fa riprendere da qui. Va bene, allora, mi riguardo di nuovo tutta questa scena e ci rivediamo direttamente alla scelta. No, Max. You're the only one who can. Ed eccoci qua. Quindi questa volta decidiamo di sacrificare Arcadia Bay. Max, it's time. Not anymore. Always be with you. Forever. E quindi il tornado sta distruggendo la città. Ogni cosa. E ogni persona. Non è rimasto più niente. Vuol dirmi che non si è salvato nessuno? Ah, lì c'era il dinner. No. Mi sa che con questo finale davvero sono morti tutti? A parte i cervi. Oddio, ci sono cadaveri dappertutto! No, guarda quanti! E se ne sono andate da Arcadia Bay. Non è che mi convinca tantissimo questo finale.
Più che altro perché, cioè, vabbè, a parte il fatto che sono morti tutti, perché la città è stata completamente rasa al suolo, c'erano cadaveri da tutte le parti, il dinner era distrutto, quindi solo il fatto che dentro ci fosse Joyce, Frank e Warren, loro sicuro sono morti. Se poi il tornado è arrivato anche alla scuola e ai dormitori, saranno morti anche tutti gli studenti. Non so se magari Victoria aveva vinto il concorso, no, ma Victoria. Ah, no, ma aspetta, Victoria è stata uccisa da Jefferson, che ha ucciso anche Nathan. Il tornado avrà ucciso Jefferson e David. Bene, quindi tutti sono morti. A parte, vabbè, Max e Chloe. Però la cosa che mi inquieta abbastanza, quello che ci aveva detto nello scorso episodio Chloe. Ovvero che avevamo in un certo senso interrotto il corso del suo destino, ma il suo destino era morire quel giorno nel bagno e questo destino in qualche modo stava cercando continuamente di ripetersi. Per quello poi avevo scelto di sacrificare Chloe perché quello era il destino. Quindi non vorrei che magari, anche avendo scelto di sacrificare Arcadia Bay, quindi di lasciare viva Chloe, adesso loro se ne sono andate, ma chissà magari quante altre volte capiterà che Chloe sta per morire o morirà. Quindi Max si ritroverà ancora a dover utilizzare il suo potere e quindi a incasinare di nuovo il tempo, la realtà. Magari arriverà un tornado in un'altra città che raderà di nuovo al suolo quella città. Insomma, secondo me non è una scelta giusta. Cioè, mi dispiace da morire per Chloe, averla sacrificata così. Però da un certo punto di vista, cercare di interrompere il suo destino non credo sia possibile. Quindi questo finale non mi ha convinto tantissimo. Comunque, mi ha fatto piacere vedere qual era anche l'altra alternativa. Quindi abbiamo concluso effettivamente Life is Strange. Bene, direi che possiamo concludere qua con questa serie. Non andrò a fare altri video per vedere altre scelte, non lo so, per esempio, per vedere cosa succedeva se Kate decideva di suicidarsi. O vedere cosa succedeva se quella volta a casa di Chloe davamo ragione a David invece che a Chloe. Insomma, sono cose che secondo me se cercate su internet le trovate molto facilmente. Io, per conto mio, di sicuro mi rigiocherò tutto il gioco provando a fare scelte diverse, ma soprattutto a giocarmelo con le canzoni, perché per questa serie ho giocato con il volume della musica a zero. Ogni singola musica che avete sentito in sottofondo l'ho messa io. Sono musiche gratuite che si trovano facilmente in internet. Le ho scelte cercando di basarmi sul momento, cercando di trovare delle canzoni adatte per quella scena. Spero di aver trovato delle cose abbastanza azzeccate. Ma non sono originali, nessuna delle musiche che avete sentito in gioco sono originali, solo le musiche che si sentivano in quei pezzettini di riassunto. Quando iniziavamo un nuovo episodio, c'era il riassunto dell'episodio precedente, lì c'era una musica. Quella è originale del gioco, ma a quanto pare non è protetta da copyright perché non mi è mai stata segnalata. Invece tutte le altre non le ho mai sentite per evitare problemi. Quindi solo per ascoltarmi le musiche sicuramente mi rigiocherò in gioco, ma appunto non farò altri video. Quindi direi che possiamo concludere qua con Life is Strange. Lasciate un mi piace commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!